Buongiorno ragazzi, è il giorno dopo, appunto rispetto a ieri. Alla fine non abbiamo finito le clip perché dovevamo, diciamo, metterci in pari con un po' di cose della nostra vita, raccontarci, nonostante praticamente in questi mesi ci siamo sentite sempre. Ieri caos, panico, terrore. Lo sapete che io ho una sorta di problema con il casino, la pulizia e il disordine. Quindi ieri stavo tipo così. Stamattina Jenna è uscita, doveva andare a Myeongdong per fare una cosa con i soldi, cambiare qualcosa. Quindi adesso sono sola. Ci siamo svegliate relativamente presto, però siamo anche andate a dormire relativamente presto perché erano appunto le 2:20. Adesso io sto facendo colazione. Infatti mi sono svegliata con calma, ho già rifatto il letto, ho pulito, ho passato l'aspirapolvere e anche lo straccio, anche se dovremo fare una lavatrice, penso, non so, stasera, vediamo un attimo. Adesso sto appunto facendo la mia colazione con riso, uova, sto guardando sempre Game of Thrones, sono arrivata alla quinta stagione. Signor cucciolo, non è, mi sa che oggi, no, non oggi, mi sa domani torna a casa. Domani viene mamma, mi sa, o stasera, vediamo cosa riusciamo a fare, perché oggi è una giornata pienissima. Appunto adesso stiamo così, poi ci prepariamo, dopo pranzo ci dobbiamo vedere con Marco, io gli devo dare un po' di cose, la vedete quella busta dell'S lunga, esattamente. Poi dobbiamo andare a Imart a fare la spesa, a prendere anche le cose per il Chuseok. In realtà abbiamo quasi tutto. Dobbiamo vedere che cosa ci manca. Poi dobbiamo passare da Daiso. Jenna deve passare da Olive Young a prendere appunto le sue cose, insomma quello che le serve. Poi stasera lei va a cena con Jiwon. Io credo rimarrò a casa a finire di montare il video. Vediamo un attimo come va questa giornata. Però sarà super 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 piena. La giornata di quanto sarà? 8-10 ore? Quant'è una giornata? Prima di tutto però prendiamo le cose qua dal mio cassettino magico, perché devo fare la mia skincare. Come vedete qui ho tutti i prodotti di Yepoda, che mi chiedete sempre sempre spessissimo. Io vi faccio vedere su Instagram, vi do anche i codici sconto, però magari non tutti li vedono e qualcuno se lo perde, quindi io poi ve li dico anche tutto su YouTube. Questo qua è la foam per la doppia detersione, insieme ovviamente a il balm. La cosa comoda e bellissima di questi prodotti è che ovviamente vengono prodotti in Corea, perché come vi ricordate noi siamo anche andate alla fabbrica, però poi loro hanno la sede a Berlino e infatti vengono rivenduti principalmente in Europa, però sono prodotti qua in Corea. Oltre a dirvi insomma le caratteristiche di ogni prodotto, ci sono scritti anche gli step. In questo caso vedete step 1, quindi non vi potete proprio sbagliare, e quando si può utilizzare. Stessa cosa per dirvi i sieri, questo è uno dei miei preferiti perché è bello nutriente, infatti io questo lo uso tranquillamente di giorno, infatti qui abbiamo lo step 4. Quest'altro è uno dei miei preferiti quando la pelle è un po' impura, io ho una pelle mista quindi magari ogni tanto mi esce qualcosina. Poi abbiamo la mist, questa qui è idratante, la uso tipo tonico, questo è penso uno dei miei must have, cioè se mi dite cosa devo prendere assolutamente questo. E poi abbiamo la mia cremina preferita, questa è super nutriente, cioè vi sentite proprio la pelle rinata dopo averla applicata. Questa qua c'è scritto da usarla di giorno, io infatti uso questa, poi metto la crema solare, però a volte la uso anche di sera perché comunque è bella, bella corposa come vi ho detto. Quindi se volete provare qualcosina ci sono come sempre gli sconti che potete applicare, trovate anche le maschere qua, in questo modo risparmiate acquistando e magari a volte trovate anche qualche regalino. Volete provarli, sicuramente questa è l'occasione. Comunque trovate il link qui sotto nell'info box insieme al codicino da inserire. Vediamo una tipica colazione americana. Let me see. This is like your typical breakfast. Yeah, but usually I put also vegetables. Like what? Spinach, mushroom, sometimes bell pepper, tomato, onion. Che mi stili. Blueberry. Oh, this one looks good. Eat it. What did you buy? Myeongdong. Sono uscita in delle condizioni pessime, però vabbè, sto aspettando il taxi che dovrebbe arrivare tra un minuto esatto per andare alla nuova casa di Marco, aiutarlo a filmare una cosina, sperando di arrivare in tempo perché in teoria c'è un traffico tremendo. Poi ci dobbiamo muovere, quando non dobbiamo fare niente non c'è traffico, però vabbè, siamo abituati. Quindi arriveremo, faremo questa cosa. Intanto Jenna porterà le cose a Cristina, che appunto non si sente molto bene. Le ho dato l'antibiotico che avevo a casa, perché ovviamente qua non te lo possono dare in farmacia. Allora, Marco è pazzo, cioè mi ha fatto
venire qua. Guardate solo l'esterno, hanno il campetto, tutte le cose. Comunque devo arrivare al 21esimo piano. Sto scendendo dal 25esimo, vi dico solo questo. Cioè, per quanto è fancy, c'è anche il coso per le ruote della bici, per gonfiarle. Adoro. Il problema è che ho dovuto fare una corsa. Erano tutte chiuse le strade, visto che questa è una zona in costruzione. Quindi il taxi non mi ha potuto lasciare qui. Se mi fanno tanta prima o poi, magari senza sta luce orribile. Siamo appena saliti sull'auto della discordia, che abbiamo atteso forse il tempo più lungo. Non ho mai atteso così tanto. Purtroppo vivere in Brianza c'ha i suoi pro, esatto, e i suoi contro. Il pro è che senti che aria pulita che c'ha qua. Proprio guarda, scherzi, prima quando stavamo registrando vicino lì al, come si chiama, lì all'ingresso, facevo perché ci sono gli alberi. Come mi arrivava i polmoni. Qualcosa, esatto, di non tossico. Il contro, bello, è che bisogna tornare a Seoul con i mezzi. Ora dobbiamo riavvicinarci della campagna coreana. Ho fatto il video nella nuova casa di Marco. Anzi, una robina tutta sofisticata, poi lo vedrete. Ma non ho registrato perché nessuno spoiler, bisogna essere limpidi. Scusa, c'è una sagra di paese. Sì, qua. Ma sentivo la musica prima. Vabbè, festeggiano. I paesini qua di campagna. Ti vedo bello immerso, sì. Ne, qui ne avrai di cose da fare. Zappo la terra, faccio le cose. Letteralmente, guardi YouTube prima di uscire di casa. Esatto. Questo è uno spoiler. Questo è uno spoiler. Di cosa? Non si sa, potrebbe essere messo di cosa. Però è interessante. Quindi ora arriveremo. Dobbiamo fare la spesa per il Chuseok. Anche se non viene a fare per il Chuseok da me. Perché è successo tutto così velocemente. Vabbè, però cucinare qua poi. Ilaria sta promettendo che viene. Cioè, allora c'è uno spoiler, c'è una cucina gigante. Scusa, se non la sfrutto io chi? Infatti sì. Quindi. Quando vuoi. Lei sta promettendo che mi cucina i panzerotti pugliesi. Sì. Sì. Non è male, mi fai trovare gli ingredienti, io impasto. Marco, scherzi, c'è il mio buon quotidiano. Faccio un'ora di autobus e arrivo. Ho iniziato Sex Education qualche giorno fa, quindi lo sto guardicchiando mentre sto mettendo a posto qua la spesina. I miei biscottini tutti qui. Poi ho preso le mie patatine preferite, che può mangiare Jenna perché Jenna non può mangiare i latticini. Ho preso le cose per fare i japchae, che sono gli spaghetti questi di patata dolce. Ho preso il bun, ho preso due moglie e Pippo. Ho ritrovato il porridge, questo che usavamo l'anno scorso, buonissimo, quindi preso. Qua invece è il mix del pancake. Jenna appunto è uscita con G1 e io ne ho approfittato per dare una sistemata come al solito, e adesso mi preparerò la cena, anche perché praticamente ho fatto colazione tardi e non ho mangiato nient'altro durante tutto il giorno. Sono andata da Daiso per prendere due cose. Quanto ho speso? Vabbè, non anche tanto. 24.000 miei Kleenex. Questo aggeggio per le cose perché avevo Winnie the Pooh. Dei calzini per Amara. Così almeno comincia. Poi quando troverò quelle per la neve prenderemo quelle. Poi i biscottini per loro. Questi qua che li metto insieme alla pappina. Questi quasi per appendere gli asciugamani. Questo coso l'ho ricomprato perché quello che ho di Ikea, la stecchetta, è troppo piccola per cose che trovo qua per questa dimensione. Quindi poi questi per quando faccio troppo riso lo metto nel congelatore e così lo riscaldo nel microonde. È figata, pazzesco. Le retine per il coso che c'è nel lavandino, così non ci va tutta la robina, lo togli. Infatti io praticamente ogni sera lo tolgo, sciacquo il cestinello e fine. Questa qui è la cham sauce, che è buonissima se cucinate la carne. Poi un altro contenitore di questi in vetro perché mi servivano più grandi. Le bustine per la cacca del signorino, buste della spazzatura, tutto robo per cercare di pulire la lavatrice perché fa un odore strano ogni tanto, non mi piace, quindi preveniamo. Questo coso per profumare, sperando che sia buono. Giorna sta mangiando. Ma this is your lunch? Yeah, lunch. Ok. Ok, ora sì, fa questo pranzetto e poi aspettiamo Rosalba che arriva, che si sta facendo le unghiette. Ma vi devo far vedere se si è fatta le unghie che mi ha mandato, ve le devo far vedere. Ora vediamo se il signor Ami si vuole mettere le scarpettine. Forse ha la mano troppo grande. Questo è un test per quando ci sarà la neve. Non so se è felicissimo, lui odia queste cose dei vestiti, vero? Chi è? È tornata. Sì! Gucci è mamma! Gucci. Oh, dai, Ami! Mamma mia, non ce l'avevo dato per la prima Ami. Comunque era più felice Ami di vedermi che Gucci, sì, letteralmente. Spero che abbiamo fatto delle cose nel mentre. Abbiamo visto le 12 principesse. E l'abbiamo commentato come se stessimo guardando un documentario. Bellissimo!
Cioè, letteralmente. Ecco, siamo rimaste noi. Raga, onestamente, i film di Barbie, cioè i cartoni di Barbie. Stiamo parlando di questo, stiamo parlando di. Aspetta, che hai detto, sì, che avevi detto. A parte, ho detto che noi come società ignoriamo il fatto che i trampoli esistano. Raga. Non ce la posso fare. No, raga, ora c'è. No, tu hai detto, ma lo sai che adesso, in questo momento. C'è qualcuno sui trampoli. Cioè, voi mentre state guardando questo video, magari. Sì. State sul divano, sul letto, così c'è qualcuno da qualche parte nel mondo sicuramente con i trampoli. Sicuramente. Sì. Almeno una persona. Non più di una persona. Almeno. Siamo andati a questa visione, però voglio vedere se Jenna è rimasta nella stessa. Lei qui balsamata. Vabbè, jet lag, ragazzi, ancora fresca. Vediamo. No, non si può andare da te a Jen adesso, ok? Non si può andare, non si può. Cacca manciuso? Cacca manciuso? Cacca manciuso? Cacca manciuso? Ami. San. Oh, mamma mia! Sei più parole in coreano di me. Complimenti. Allora, ragazzi, ho detto... tutto questo. Sì. Ah, ti posso, vero? No, ti vedo provata. Sì, povera questa ragazza, non sa dove mettere le mani, quindi ho fatto dei chon di patate e, come potete vedere, anche di zucchine. Qui ho fatto dei ciacce molto buoni, però bisogna pigliare tantissimo. Però lo vedo, la faccia di una persona che proprio ha lavorato. E io invece la persona. Ma magari poi ci credono, guarda la differenza. Avevo detto no, non cuciniamo, mi ho preso adesso, ho cucinato, sì. Tipo di 10. Il mio programma era di ordinare una pizza, tipo. Sono le 9:10, vabbè, non è tardi, già ancora dorme. Esatto. Guarda, oddio, sto facendo qualcosa, aspettate. No, perché stai riprendendo, ovvio. Che succede? Che succede? Ah, questo dove? Allora, poi ti riprendi. L'ho acceso così. Se vuoi ti fai qualche giro. Allora, ragazzi, io sono quella, vai. Una bellissima principessa e posso fare solo una cosa, le uova la mattina. Vai. Oh. Anche io però non so, guarda che io, ecco qua, guarda che when I catch you, Ricky. Ricky, when I catch you, when I catch Ricky. Eccoli qua, ciocce. Le mie frittelline, è la prima volta che le faccio. C'è da lavorarci, però l'aspetto, nel senso, secondo te ci sto. Vediamo, certo. Se Jenna cosa dice, si è appena svegliata. Jenna svegliata? Jenna, wake up! Ricky, when I catch you, when I catch you, Ricky. Eccolo! Non ce la fa più. Perché? Jenna, you have to see what I've cooked for you. Raga, I'm really a true choose of dinner. Buongiorno. Oh, ci sono. Guarda. Sì, Jenna, come il face, okay, it's okay. Povera. Ho dormito 4 ore, porca miseria. Mangiamo. Hai fame? Sì. Buongiorno ragazzi, sono 2 giorni che non ci sentiamo. Però abbiamo fatto un po' di cose, io e la conquilina che passa là dietro. Quindi non ci siamo sentiti perché ci dovevamo sistemare, dovevamo fare le nostre cosine. E ora siamo a un buon punto, direi. Io e la Gianna andiamo super d'accordo, facciamo le stesse cose dentro casa, super pulire, fissate. E cosa facciamo oggi? Allora, ci siamo svegliate, abbiamo detto oggi è una bella giornata, vi faccio vedere adesso cosa si può fare. Quindi andremo fuori Seul, apparentemente. Suon. Questo è il salo oggi. Il cielo, questo è il cielo oggi. Niente, ho cambiato i miei piani alla fine. Non andiamo più, cioè, o meglio, loro sono andati. Che mi sono detta, senti, non è che posso sempre stare lì a fare tipo il terzo incomodo. Cioè, io capisco che Jenna mi dice, vieni anche tu. E quindi mi fa piacere, che ovviamente ci divertiamo e tutto. Però ogni tanto, cioè, ci sta anche che stiano da soli, no? Quindi poi riflettendoci ho detto, no, vabbè, dai, siamo stati insieme ieri, basta. Io ho detto, no, sto a casa, mi riposo. Perché poi ieri siamo tornati tardissimo. Siamo usciti a fare un giro. Non vi ho ripreso perché c'era un vento tremendo, non si sarebbe sentito nulla. Devo comprare i microfonini che ancora non sono riuscita a comprare. Vabbè, siamo stati lì la sera, abbiamo fatto un giro, insomma, le solite cose nostre. Noi chiacchieriamo, cazzeggiamo e cose. Quindi siamo tornati tipo, cioè, alle 4, 2 giorni che facciamo sti orari. Però non è le 4 tipo stando a casa che non riesci ad andare a dormire. Cioè le 4 che stai fuori e fai cose, quindi ti stanchi anche. E va bene così. Poi mi sveglio tipo sempre alle 9,
9, 9 e mezza, perché quello è il mio orario. Quindi ho detto vabbè, sto a casa e mi riposo. Tanto, cioè, contate che sono le 5 pomeriggio, comunque, perché siamo uscite, siamo andate da Daiso. Adesso vi faccio vedere, abbiamo preso un po' di rifornimenti così. Il signor Winnie sta ancora facendo tutti i suoi giri familiari, perché vi ripeto, è stato Chuseok. E quante volte avrò detto Chuseok in questo video non lo so. Mi sa che dopo inizio a montarlo così per settimana prossima, cioè, quindi non c'è neanche lui che mi può tenere compagnia. Però abbiamo già un bel programma per settimana prossima. Quindi siamo io e Ami, come vecchi tempi. Nella mano, posso tenerti la mano? Neanche la sua posso tenere. Che bastardo ingrato. Un ingrato. Ah, grazie che me la fai tenere questa manina bellissimissima. Quindi, allora, cosa abbiamo preso qui? Il sapone delle mani, la ricarica. Poi abbiamo preso queste salviette che mi devo mettere in borsa. Poi vabbè, altre salviette. Questa cestina per mettere i giochini di Ami. Ah, questo è l'armadio di Jenna, che come vedete anche il suo è molto colorato. Quindi abbiamo comprato altri contenitori. Ah ragazzi, l'altro giorno poi siamo andate da Ross e mi ha portato la fascia da Napoli con scritto bocchina. È andata al negozio di Rita De Crescent. No ragazzi, io voglio vivere con questa in testa. La gente non capirà. Qui specialmente me lo posso mettere. E cos'altro mi ha portato Salva? Ah, questo ci ha dato sia a me sia a Jenna dei peluscini. Poi questo. Questo l'ho appeso qua. È il portachiavi di Parigi, ovviamente con i miei colori preferiti. Cos'altro? Cos'altro? Sto pensando cosa è successo che vi siete persi. Ma in realtà non tanto. Nel mentre credo che farò un late lunch. Primo, devo cucinare assolutamente le melanzane che ho preso l'altro giorno, altrimenti si fanno cattive. La cipolla, questa perché è aperta. Ci dovrebbe essere anche l'aglio. Buongiorno ragazzi, oggi sono già fuori, sono in missione. Come vedete devo ritirare la torta per il compleanno del fidanzato di Rosalba, perché ovviamente io sono un'amica fantastica. Ve lo dico da sola, vorrei avere un'amica come me. E il problema è che mi hanno dato il PIN perché il negozio è chiuso. Cioè, voi pensate quanto si fidano questi. Cioè, ti fanno entrare nel negozio e prendere la torta da soli. Ora, stavo un attimo al telefono con Marco, mi stava spiegando una cosa. Però qui mi hanno scritto PIN per entrare, ma non riesco ad entrare, quindi non so che fare. Cioè, vedete, questo è il posto e lì ci sono le torte da ritirare. Prendi, uno entra, ti mette il PIN, ma non va. Ok, non è vero, alla fine sono riuscita a entrare. Dovevo solo spingere un po', però vedete, qui ci sono le torte. Ci sono entrata nel negozio, lì c'è la videocamera. Questa è la torta per Rosalba. Aspettate, Rosalbani. Quindi ora con questa bellissima tortina. Guardate, questo è il polvo. Devo richiudere e spingere l'asterisco, a quanto ho letto nel mio fatto. Chiudi. Ok, con l'asterisco si chiude. Abbiamo fatto la missione, ragazzi. Che figata. Allora, io ho trovato questo posto per le torte perché ovviamente ho pensato, sapete, mi sto sentendo con il mio, poterlo chiamare, sentendo con il mio, fine. Visto tra un po' anche il suo compleanno, ho detto no, devo troppo fare una tortina personalizzata. E quindi ho detto fantastico, mettiamoci a cercare. Ho trovato questo posto. Quindi per adesso Rosalba ci farà da capia, come sempre, perché io trovo i posti, però poi servono prima a lei che a me. E quindi ci troviamo sempre in questa situazione. Ora da qui arrivo a casa sua. Tra l'altro siamo vicino a Bondoc, dove avevo la casa, vi ricordate quella casa orribile da incubo? Ecco, andiamo verso la metro o verso l'auto, devo vedere sull'applicazione cosa mi conviene fare. Però abbiamo la tortina, però sembra super super carina. E in teoria non è costata neanche tanto, perché se fate conto che è una torta per, io direi, tranquillamente 6 persone. E l'abbiamo pagata, l'ha pagata, perché poi è sempre un lavoro di gruppo. 20.000 won, cioè sono tipo 16 euro, forse poco meno. Ora, vabbè, qui c'è scritto Happy Birthday amore, con i pupazzetti e una pallina da, cos'è quella, basket. Questo è quando vi dico che qui vicino a Gangnam ci sono le cliniche. Diciamo, mentre camminate vi fanno riflettere sui vostri doppi menti, probabilmente. Figurati, per loro ne avrete sempre più di uno. Ora, sto radunando tutte le ragazze qua, perché ho detto, vabbè, io sto qua in zona, rimango qua. Quindi stiamo andando tutte a Shinsa e vediamo cosa fare. Quindi sono pronta. Ora vi faccio vedere quest'altra locandina. Ci posso credere comunque. Se volete chiamare per una consultazione, guardate quanto vi ringiovaniscono. Ti è becca qua. Motion in 3D. La sentite? Guarda, oh. Con le sue nuove unghie. The nails. Guardate qua. Oh, questa mi fa impazzire. Oh. Ah? Che sta di questo mondo, vero? Guardate. 3D. Vabbè, siamo venuti a fare questa pancettata qua. Guardate che figa sta pancetta. Così, noi la facciamo bella brustolita. A te come ti piace la brustolita?
è buona. Qua abbiamo la parte del collo. Signor, ma la posso decidere? Ah, ho detto che non ma no, comunque le signore sempre. Sì, ma se no io croccante. If I want it like that. Niente, la signora ha deciso che dovevamo toglierla apparentemente. Vabbè, niente, così veniamo. È tutto live, ragazzi, è tutto live. Eccoci qua, finito così. Cristina perché in tema oggi è... Jenna sta ancora cercando. Direi che va bene. Il fatto che sono struccata e non lo so. Non mi ha togliermi il berretto. Vediamo la nostra amica. So cute. Jenna, I have a crush on you. I know. Ovviamente siamo entrate da Starbucks, che è il male del mondo. Questo è gigante, non avete idea? Io volevo queste perché le adoro. Gli animaletti quelli col culetto. Che sono queste? Sono gli Angel. Ora ne prenderò una. Prenderò questa all'angolo che mi attira. Quanto venivano? 9.800. Ok, devo fare l'unboxing. C'è un po' di musica e quindi dovrò tagliare probabilmente qualche parte. Ho trovato il maialino l'altra volta, vediamo stavolta. Jenna ora passerà dietro, eccola. In teoria ci stanno queste, io già il maialino dovrebbe essere questo. No, sei di nuovo il maiale, giuro. No, ragazzi. No. Jenna. No, I already have this one. Ok. Buongiorno ragazzi, oggi stiamo andando a Myeongdong, quindi vi porto con noi. Anche perché è un po' che non ci andiamo e un po' che non facciamo una bella rimpatriata tutti insieme. Cristina è già andata stamattina e ragazzi, dopo vi faccio vedere chi ha incontrato stamattina. Il sogno della sua vita, quindi sono molto contenta per lei. Però ho sempre lei c'ha ste fortune, ma ne riparleremo. Ora ci stiamo preparando. Tra l'altro ho sentito ieri sera mia madre mi ha detto che in Italia fa caldissimo ancora. Qui stiamo bene, stiamo cominciando a utilizzare le felpine finalmente. Posso mettere i miei cappellini, così almeno quando ho questi giorni di capelli un po' così posso fare tutte le mie strategie, posso attuare tutte le mie strategie. E detto ciò, appunto adesso andiamo perché ci mettiamo un'oretta con i mezzi. Tra l'altro oggi qua in Corea è festa un'altra volta. Ogni lunedì c'è sta una festa, apparentemente è qualcosa. Volete mettere, avere la fermata sotto casa? Salire? Ti porto dove devi andare, fine. Con la mia amica. Ah, show your t-shirt. Beyoncé. Ed ecco perché la nostra vita è emozionante. Stiamo andando a Myeongdong, Cristina. No, ma è tutta un'altra parte. Il posto è letteralmente vicino a casa mia. Una fermata da casa mia dovevamo andare. Vabbè, quindi ora siamo scese dall'autobus. Stiamo prendendo la metro. Stiamo andando al nostro posto preferito, Hongdae. Si torna sempre dove si è stati bene. Perché apparentemente deve andare in un posto dove JK è andato a cena. Quindi così. Però Jenna adesso siamo un po' in preciclo, quindi abbiamo questo urgente bisogno di mangiare cibo. Quindi ora arriveremo mentre nell'attesa noi mangeremo. We're gonna It's eat. Okay. Yeah. Everything happens for a reason. Stay positive. Tutto succede per una ragione. Stai positivo. Yeah. Avventura. Yeah, I don't wanna put the subtitle, so I'm gonna just translate like that. Okay. Andiamo a prendere la metro. Però credo siano tipo due fermate. Siamo andate in questa farmacia perché ho visto dei prodotti per le cicatrici, dei brufolini, eccetera. E ovviamente best product, quindi li ho acquistati. A parte stiamo mangiando. Oh Winnie, what are you doing here? Stiamo mangiando. Facendo un po' break. Jenna. Jenna. Io quando mangio dell'uva. The one that you want? No. No. What's the type that you like? The shine mustard. Ah, shine mustard. Yeah. Queste qua sono le cose. A parte Noscana, questo qua sente sempre l'obesità di tutto. E questo invece per i dark spots. Quindi, buono, proveremo. Ok, take two. Rifaccio. Oh yeah, because you returned anyway. Yeah, take two. A quanto pare oggi va così. Today is our wrong day. Yeah, yeah. But it's okay, we have fun. Quindi farmacia, noi, mangiando degli snack, vicino alla spazza. Okay, this one there, it's okay. It's the grape, it's the grapes. Oh yeah, okay. Winnie, what are you doing Winnie, here? What are you doing here, okay? Shine muskets. Jenna finalmente ha trovato l'uva che volevo. E io ho preso questa. L'altra era sbagliata e mi ha detto, quindi mi ha fatto refund. E ho preso solo questa. Devo tornare a prendere l'altra. Bene. Ora vi faccio vedere cosa ho fatto comprare a Jenna. Perché lo sapete, io ho questa qua
super l'amo, fantastica. Che tra l'altro mi chiedete sempre, però c'è scritto made in Korea, quindi made in Poland. Quindi non so se si può trovare da altre parti. Me l'ho fatto comprare uguale. La custodia è tutto, solo che lei è la rosa. Guardate che carino. E ho scoperto che anche il tappino è diverso. Cioè il mio è bluino, lo vedete? Il suo... Santi Magna! E il suo è rosa! No, Gemme. Carino. Perché almeno la smette di comprare sempre la usa e getta. E via. Yeah, because this one... Amazing. Finisce so fast. Yeah. And sì, finisce subito. E costa tipo... 20.000 won. Yeah. 20.000 won. Yeah, and it lasts like 2 days. How much for this? I don't remember. This? Everything? Yeah, no, just the machine. Ah, the machine? I don't know. Everything was... Maybe 50,000? Like, yeah, maybe. Because everything like was that. Like yeah, 80,000 or something. Yeah. Volete mettere meglio? Questo è il posto, io non avevo realizzato che Cristina dicesse questo. Forse c'è stato l'amico. Forse. Quindi questo è il posto dove è stato il nostro amico. Vabbè, mangeremo qua. Vediamo. Let's see. Eccolo qua. Questo è la fotina. Dentro ci sono tutte le foto. Inside there are all Jungkook's picture. Dentro ci siamo messi al posticino. La faccia. Ehi. Ci stanno portando le cosine. Guardate che carini i bicchierini che sono. Forma di cuore. E poi Somek. How do you say? Somek. Io non bevo, quindi queste cose non lo so. Ci hanno dato lo shake professionista. Professionale. Guardate, ora lo facciamo. Oh my god. No, no, no. Sì. Così lo facciamo. Grazie. Ah, e ora che siamo qua con Cristina, Cristina ci potrà dire chi ha incontrato qualcuno. Prima ho detto, Cristina, hai incontrato qualcuno? Eh no, nessuno lo sa apparentemente. Perché non lo sappiamo pronunciare ancora? Vabbè, quello dei trucchi, come ve lo spiego? Quindi degli afro, un po' di roba. Lei l'ha visto. Ora ci farei vedere. Mostraci. Quindi ci cucineranno loro. Aspetta. C'è la prova? Questa sono io? Ciao, mi hai dato tutto quello che volevo. Sono tornata nel mio habitat a fare la griglia. Sto facendo tutte le nostre cosine. Guardate in bravo. Buonissimo. Ragazzi, ce l'ho fatta. L'ho incontrato. La firma è qui. È molto più sottile di come pensavo. Ilaria, ti abbandoniamo qui. Ciao. È così felice. Vai, balla. Altissimo, ragazzi. Comunque siamo noi, appena entriamo in un posto. Stiamo guardando un po' di negozi. Guardate questo che è gigante. Come sempre Playground non delude. Abbiamo comprato delle cose, guardateci. Noi tutte nere, vestiti ovviamente tutti neri. Ora torniamo a casa perché primo domani dobbiamo andare in un posto fighissimo che molti di voi riconosceranno, quindi non vedo l'ora. Era un po' che ci volevo andare e non ho mai trovato l'occasione, quindi slay. Proveremo. Ora torniamo a casa, magari stasera mi vedo un altro episodio di Game of Thrones e vediamo cosa riusciamo a fare. Ecco qua la zia che si sta facendo massaggiare. Ora vi faccio anche vedere cosa ho preso. Che altro, ho bisogno di un po' di pantaloni. Primo sono sempre gli stessi perché voglio stare comoda, quindi so che con quelli sto comoda. Tanto lo fate anche voi, penso lo fanno tutti. Abbiamo quei pantaloni che dite ok, questo è il mio to go pants. Quindi ho preso questo qua che in realtà è un po' più tipo della tuta, però ha anche le tasche. Questo qua è l'altro pantalone che ho preso, che è molto simile a quello che già ho, però è più scuro, è sempre un po' jeansato e all'interno ha i lacci. Quello che c'ho invece ce l'ho fuori, quindi magari è un po' più comodo. E l'ho pagato
così, che sono all'incirca una quarantina di euro forse, però a taglia uomo, quindi sono tipo giganti, belli comfy, e sotto sono white, e appunto hanno sempre queste tasche, quindi ok, buono, almeno adesso abbiamo due pantaloni in più. Adesso poi mangerò uno snacchino, qualcosa di dolce, e poi andremo a dormire presto, perché appunto domani dobbiamo andare a fare quella cosa che vi ho detto, che non vi ho ancora detto, ma tanto lo vedrete. Ci vediamo direttamente domani.